l'Epifania. È un giorno particolarmente significativo per me, perché, come dirò in un altro video, si celebra un evento che, descritto da San Matteo, si riferisce espressamente a una nascita di Gesù che è trascendente rispetto a quella che è narrata da San Luca, il quale non parla minimamente né dei tre magi né dell'Epifania, perché afferma che Gesù è nato e poi nell'ottavo giorno è stato portato al Tempio di Gerusalemme, dove è stato circonciso. Dopodiché, dice Luca, Gesù si trasferì a Nazareth e non si mosse mai di lì. Quindi niente di tutto quello che è narrato invece da San Matteo. La festa di oggi si riferisce espressamente a San Matteo. Questa cosa non è mai stata rivelata con la dovuta attenzione da parte della Chiesa Cattolica. La discrepanza che esiste tra i due Vangeli, quello di San Matteo e quello di San Luca. Il primo Vangelo di San Matteo comincia a bruciapelo con la genealogia di Gesù e poi prosegue dicendo la nascita di Gesù. La nascita di Gesù avvenne in questo modo. Sua madre Maria si era fidanzata con Giuseppe, ma prima che essi iniziassero a vivere insieme, si trovò che lei aveva concepito per opera dello Spirito Santo. Il suo sposo Giuseppe, che era giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio, decise di rimandarla in segreto. Ora, quando aveva già preso una tale risoluzione, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo. Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto ciò è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa con noi è Dio. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio, e gli pose nome Gesù. Dopo che Gesù nacque a Betlemme in Giudea, al tempo del re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'oriente dei magi, i quali domandavano: dov'è il neonato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti ad adorarlo. All'udir ciò il re Erode fu preso da spavento e con lui tutta Gerusalemme. Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo e domandò loro: dove dovrà nascere il Messia? Essi gli risposero: a Betlemme di Giudea. Infatti così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode chiamò segretamente i magi e chiese ad essi informazioni sul tempo esatto dell'apparizione della stella. Quindi li inviò a Betlemme dicendo: andate e fate accurate ricerche del bambino. Qualora lo troviate, fatemelo sapere, in modo che anch'io possa andare ad adorarlo. Essi, udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino, ed ecco la stella che avevano visto in oriente li precedeva, finché non andò a fermarsi sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella furono ripieni di straordinaria allegrezza, ed entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, e si prostrarono davanti a lui in adorazione.
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Quindi, avvertiti in sogno di non passare da Erode, per un'altra via fecero ritorno al proprio paese. Dopo la loro partenza, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Su, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e rimani lì fino a mio nuovo avviso. Erode, infatti, è in cerca del bambino per ucciderlo». Egli si alzò, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e partì per l'Egitto. Lì rimase fino alla morte di Erode. Questo affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta che dice: «Dall'Egitto ho richiamato mio figlio». Allora Erode, vistosi ingannato dai magi, si adirò fortemente e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e dei dintorni, dai 2 anni in giù, in considerazione del tempo preciso indicatogli dai magi. Allora si adempì quando fu detto dal profeta Geremia: «Una voce si è udita in Rama: pianto e lamento copioso. Rachele piange i suoi figli e non si vuole consolare perché non sono più». Ecco, questa è la descrizione di San Matteo che, come abbiamo visto, comincia proprio, diciamo così, con la genealogia di Gesù e con questa descrizione. Vediamo invece il Vangelo secondo Luca. Fa precedere il suo Vangelo da questo premio. Molti hanno già cercato di mettere insieme un racconto degli avvenimenti verificatisi tra noi, così come ce li hanno trasmessi coloro che fin dall'inizio furono testimoni oculari e ministri della parola. Tuttavia anch'io, dopo aver indagato accuratamente ogni cosa fin dall'origine, mi sono deciso a scrivertene con ordine, egregio Teofilo, affinché tu abbia esatta conoscenza di quelle cose intorno alle quali sei stato catechizzato. Quindi vedete, Luca parte dicendo che è un fedele testimone di tutto ciò che ha saputo da coloro che sono stati diretti testimoni agli eventi. C'è l'annunzio della nascita di Giovanni Battista, c'è la visita di Maria ad Elisabetta e infine così passa alla descrizione della nascita di Gesù. In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì alla Giudea, alla città di Davide, che si chiamava Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. In quella stessa regione si trovavano dei pastori, vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia al loro gregge. L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, perché ecco, io vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella casa di Davide, è nato per voi un Salvatore che è il Messia Signore. E questo vi servirà da segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio così: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il cielo, i pastori dicevano tra loro: «Andiamo fino a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere».
Andarono dunque in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo aver veduto, riferirono quello che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i pastori dicevano loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose meditandole in cuor suo. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Ecco, questo è il racconto e la discrepanza del racconto per come fatto da San Luca, che racconta che sta facendo lo storico, ossia sta raccontando come si sono svolti i fatti di cui sopra. Quando furono passati gli 8 giorni per circoncidere, gli fu dato il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito in grembo. Venuto poi il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come sta scritto nella legge di Mosè: ogni maschio primogenito sarà considerato sacro al Signore. E per offrire in sacrificio, come dice la legge del Signore, un paio di tortore e 2 giovani colombi. Ora c'era in Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Era un uomo giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Anzi, dallo Spirito Santo gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Andò dunque al Tempio, mosso dallo Spirito, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto ordinava la legge, egli lo prese tra le braccia e benedì Dio dicendo: «Ora, o Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce che illumina le genti e gloria del tuo popolo Israele». Ora suo padre e sua madre rimasero meravigliati di quanto era stato detto di lui. Simeone li benedì e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è posto per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, sicché una spada trapasserà la tua anima, affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori». Vi era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, molto avanzata in età, che era vissuta con suo marito 7 anni dopo la sua verginità. Rimasta vedova e giunta all'età di 84 anni, non lasciava mai il tempio e serviva Dio giorno e notte con digiuni e preghiere. Arrivò essa pure in quella stessa ora e rendeva grazie a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava la legge del Signore, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. Intanto il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Ecco, a 8 giorni Gesù viene portato al Tempio, sono offerte 2 colombe e c'è la profezia di Simeone, e la Chiesa celebra sia la profezia di Simeone sia il racconto del viaggio, anzi della fuga in Egitto di Gesù, e sono 2 eventi assolutamente contrastanti tra di loro. Ora, le cose sono in questi precisi termini: o uno dei 2 sta raccontando il falso, oppure tutti e 2 raccontano il vero. Ma il primo
San Matteo sta facendo un racconto spirituale, poggiato sulle espressioni auliche, su una stella che ci deve essere quando nasce una figura così importante, il figlio di Dio. E per questo che San Matteo risente come assolutamente necessario, egli racconta questo racconto puramente emblematico. Ebbene, poiché San Matteo ha raccontato qualcosa che è precisamente riferito al ritorno di Gesù in me, perché anche la strage degli innocenti che è descritta da San Matteo accadrà in Italia 6 giorni dopo la parusia di Gesù in me, io ho avuto un miracolo nella mia vita, dovevo morire il 4 giugno, ma un miracolo di Maria Santissima ha rimesso in me Gesù, perché mia madre la pregava: salva Romano, innocente come Gesù, e lei mi ha salvato innocente come quel Gesù che doveva ritornare nel mondo. E 6 giorni esatti dopo, Benito Mussolini, dal balcone di Porta Venezia, il 10 di giugno del 1940, annunziò che anche l'Italia prendeva parte alla Seconda Guerra Mondiale, perché, non lo disse, ma la motivazione era questa: egli non gradiva che una guerra che stava già per essere vinta, secondo tutti, avesse l'arrivo di Hitler come il Messia. Anche lui doveva sedere come un Messia aggiunto al tavolo dei vincitori. E quindi c'era bisogno che un po' di italiani morissero. Ecco, se e solo se tutto il racconto di San Matteo si riferisce alla venuta che in me c'è stata di Gesù, per le preghiere di mia madre, salva Romano, innocente come Gesù, se questo è accaduto ed era la parusia attesa di Gesù, San Matteo non ha raccontato minimamente il falso, nemmeno in relazione alla fuga in Egitto, perché non in Egitto, ma da Felitto, noi dovremo fuggire, perché quando arrivarono gli americani e fecero lo sbarco e il sistema politico di allora fu ribaltato, tentarono di uccidere mio padre. Ora, poiché figlio e padre sono nella stessa sostanza, il tentativo di uccidere mio padre fu l'equivalente del tentativo di uccidere il figlio, perché San Matteo, descrivendo quello che riguarda il figlio, sta descrivendo quello che riguarda il padre, e mio padre corse pericolo di essere ucciso. Dovemmo fuggire da Felitto, e nel mio caso c'è stata la fuga, ma non in Egitto, da Felitto. E vedete bene che tra Egitto e Felitto c'è come minimo una rima uguale. Ma se considerate che Egitto è ego, ossia l'ego romano, e io, ossia un io italiano ma con due croci dentro, Egitto indica già la nascita del popolo di Dio in un io romano che è anche italiano e con due croci dentro, che ritorna a Felitto e nasce finalmente a Felitto, laddove in Felitto c'è lo stesso io italiano con due croci dentro, ma riguarda Felì, ossia lo spirito Fi, lo Spirito Santo del Dio Elì. Di conseguenza, la fuga da Felitto è proprio quella che ha raccontato San Matteo,
raccontando qualcosa che per San Luca non era vera, e dicendo la verità, perché se figlio e padre sono nella stessa sostanza e riguardano quanto è accaduto nel mio personaggio, San Matteo ha raccontato semplicemente una verità trascendente.